Ale na Cy Young triste per tutti gli altri, ale a Cy Young che ha dà l'addio a in grandissimo da musica senese, da nostra storia, da storia della genovesità. E per gli altri cerchiamo di rendila un po' meno triste questa Cy Young, ricordando come lea forte, come lea grande, come lea simpatico, solo un anno e mezzo fa in Tughessemo Festival a Campomont. Due minuti. Alle che siamo popoli, all'era la rimenta, questo maco vi incanta, godivala alle chi osci de sege, resche de pesciu, pesci de l'intime, de reganissu, già per esiarlo e strunci le cou, fursing e strabi che balle le tou, tocchi de pippe, mici d'armele, tripe ve, lasci in tu sento pele, muquindo breve, merda le can, schite de tutto, le corso de pan, strassene tanti, cresce ben tragi, gosci de bulu, papi e cumulu, se le tessimici, tre se scende, strapunte succi de uegi e sbele, dente bavuse, stupinda lume, ruine cu lepe, gumici de cime, carte la zego, setti da lego, scatole plastiche, papera più. Ale, ci siamo popoli, all'era da rimenta, in onda senza scrupoli, che ti tua vencia sarà. Scaffi d'armonica, ma sei satastica, alze geografiche, scicetti guasti, fecere selo, usio, le scarole, cassette maneghi, le caserole, garze savate, voce da inguento, recipetti, cunghe, tete drento, cutumi de rofilo, anculo, calisci che navegano, io già ciò. Tapide nata, scarpe quadrata, curve lì e massi, de fiori passi, qui le fenugio, scima la treggio, tappi da veggio e finti panè, feci de meli, gabrite le pisciu, meli pelante, calesto che fisciu, cime d'ogeni, mocce sciapè, mi adeguarisene bene, si sei. Ale, ci siamo popoli, all'era da rimenta, beato chi che navega, meschini che ne ghia. Teia metallica, sesti la testa e fiammanghile, brutto de pesto, tocchi de retra, scritte galanti, porno, riviste, vite le santi, scatole pilu e viese siringhe, cristelli ridi, prezze e stringhe, maniere nischia, pesta da inciastro e sampe, dane delle bibin, cazze da galir, ratti e mandili, scatole sardeghe, stecche e balene, punti guidenti, peteni senza, fiori in semenza, di iron fo, sioti pei calis, cosè, brachete, scusci d'anguria, fidete, venete, piroconofoni, ventuso isè, oggi gli esotici baluisci pe. Piero! Un nostro saluto a Piero Parodi, anche con un sorriso immancabile in questa Cy Young triste. Le mancò Piero qualche ora fa. Una buona Cy Young, se si può dire, così al professor Bampi. Cosa dite questo tanto triste quanto inaspettato, professor? Buonasera. Intanto questo tocco qui è un canto da rimenta, da Bassigalù, poi messo in questa forma da lei, da Parodi e da Petrucci. E lei settembre dico, 2020. Però dico, a me non ho problemi in questo tocco qui, intanto nessuno mi ha copia, perché non ho la memoria di ricordarsi tutte quelle parole. Defetti ho l'indelivio delle parole quando canta questa cosa qui. Cosa di tu Parodi? Parodi l'ultima volta che l'ho visto, l'estate domenica 27 di giugno, quando abbiamo fatto la pagina senese, lei la partecipò come testimonial della canzone. E genovese e Leo veniva a Vuentea e gente quando vedeva Vuentea andavano a salutarlo, a parlare, insomma lei è un simbolo della nostra genovesità ma anche delle nostre canzoni. Mi quando lo conosci nel 92, c'era Vivi Centro Storico e ho detto anche mia cantato i tocchi che ha lei poi dopo come ospite è importante, prima cosa che mi ha detto Franco usa pure la mi devi aprire a me la chitarra. E lì da allora, tutte le volte che ho sino con lei presente, ho sempre devo la sua chitarra. E questo è stato un atto di generosità, mica non conosceva nessuno, tanto meno lei, tanto per dire. Quindi era così, una persona di una grande sensibilità, aveva un cuore grande e va bene, se lo ricordiamo, importante, una voce importante ad esempio. Ogeiva 86 anni, nome de cultura, come un nostro collega Risetto l'ha detto, un artista vero e geniale, penalizzato dal genovese, fosse stato milanese lo avremmo visto con Gaber e Iannacci, Cocchi e Renato. Siamo d'accordo su questo? No, a me questa pare chi queste frasi che a me mi fanno sempre già un po' scatole, perché non so, dica la colpa nostra. Allora, la colpa nostra non è colpa del fatto che gli altri siamo dei disgraziati, è colpa nostra. Noi abbiamo avuto, non so, Di André e Leo la collaborò con Di André, Ghede Canswin, dove Di André ha scritto la musica, o Peo Campodonico che ha messo le parole, però siamo gli altri che devimo
propongono, eccetera, eccetera. Certo, l'ambiente senese non è un po', sì, i senesi sono su tutto, come dico de lungo, però gli altri devono invece insistere e cercare di darsi da fare. Poi l'ambiente sa già quello che sa già, però ti dischi una vendita ben bene, eh? Quindi siamo proprio gli altri che poi a fin tendemmo e cose nostre che non va mai bene, insomma. Le ha doveroso ricordare Piero in questo modo. Ricordiamo anche con il suo amore per Usena in corso di questa trasmissione, ma fammi salutare altri due amici che ne vengono da in rispettivo ricordo, Milena Medicina da una parte e un altro grande amico come Morini per quello che riguarda i Buio Pesto. Partiamo proprio da te, Milena, il tuo ricordo tra i tanti, perché ne è veramente tanti, di Piero. Ci tanti perché da Svezia conosciamo da quando mi avevo 19 anni. In ti spettacoli di Sena, che è un gruppo folcloristico città di Sena sempre, che è un Piero. Lei è stato un grande, non parlo come amico perché che saieva da parlare per una stagione, per un anno. Ma lei ha quello che l'ha fatto la rivoluzione della canzone senese, perché prima che se che penso e tante altre canzoni che parlano, parlava di nostalgia di Sena, dei ricordi di Sena della volta, bellissime, ma lei la portò in tanti senesi l'ironia, quei testi un po' sacranti che attirava anche i sueni. La cangiò lo stile e l'atmosfera di canzoni senesi. Voi vi ricordate che siamo nel 1969 che ha un bellissimo, l'ha fatto un bellissimo spettacolo che si chiamava Il presente che era sceso, di Gugliardi, che non aveva il ciulità di fama e stocchi. E lì si hanno raccogliuti i più grandi artisti tenesi, che le musiche di André, di Verberberi, e Fabrizio De André, che l'aveva detto a Piero, mi scrivo a musiche, e però è canzoni del cantare tipo senese. E lì ha fatto Famiglia di Lippe con un testo di Piero Campodonico e A Ballata Triste con un testo di Vito Elio Petrucci. E adesso aveva un grande successo. Certo. L'ha fatto Piero, ti parlo come artista, se go ancora due minuti. In menuto. Più tanti, Elena. Come? In menuto, Milena. Elena, dalla missione. A livello nazionale allora c'erano due canali forse, parliamo di tanti anni, degli anni 70, una trasmissione condotta da Marcello Marchesi che parlava di eccellenze regionali e per Liguria Gaupiero. E un affetto, l'ha deciso il titolo, si chiamava I Tiri Vitanti, sì. Cantava sigla e che ha tanto di Piero in tasca a livello nazionale, libera. Cioè qua facciamo a Milano, come diceva Pampi, non ci avrebbe riuscito andare perché diceva che era la cena, ma voleva dire una cosa, dice a Sara di Sena, Piero è grande, tifoso di Genova, è sempre un abbonamento distinto per tutta la vita, come ricordavo Piero Campodonico, che i senesi avevano affittato una nave che seguiva spada in trasferta che si chiamava Caralis, e un Piero le andò a cantare in sua nave per tutto il tragitto andata e ritorno per sostenere Eugenia che lei è in serie C. Pensa un po', Milena, cosa vuol dire Piero Parodi? Grazie veramente di questo ricordo. Andiamo de corsa, come sempre, in tuo stile de Ligurian Que, ma con un ricordo veramente toccante di un'amica, come tanti altri amici, quella è all'esteta, Milena Medicina. Andiamo a sentire invece un leader di Buio Pesto, Massimo Morini. Andiamo a vedere anche immagini che fanno riferimento proprio a quello settembre 2020. Se parlava, professore, Bampi de Campodonico, assolutamente fondamentale in ta storia di Piero Parodi. Sentiamo parlare di Sena su conto di Piero questa sera, non è uscito intervenino? Sì, perché l'emozione è forte, perché sono amici anche tanei e insomma capisco che è una cosa così, perché mi ricordo quando sono io
che alle mancavia le come fisse manca a me, quindi mi sono messo a chance immediatamente. Angelo Lavizzari è un fotografo che ha supportato con le sue fotografie che vedemo in quello Gessemo Festival del Campo Mondo 2020. Anche invece Morini, a nome da famiglia, scrive proprio qualcosa in merito a questa mancanza. Tra le altre cose, ha scritto: debuttò al cinema all'età di 73 anni nei due film benefici della saga di Capitan Basilico dei Buio Pesto. La moglie Liliana desidera ringraziare lo staff del reparto di nefrologia dell'ospedale Villa Scafsi di San Pier d'Arena e in particolare modo il direttore dottor Paolo Sacco. Massimo, in minuto. Eccoci. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Allora, Piero, oltre ad essere un grandissimo musicista, un grandissimo cantante, diciamo che è stato ostinato nel portare avanti il dialetto e lui ha avuto grandissime opportunità di diffonderlo, perché negli anni 70 è stato in televisione nella grande Rai degli anni 70. Ma nel privato era veramente una persona divertentissima, scherzava in continuazione. Tu hai citato i film di Capitan Basilico e pensa che c'è questo aneddoto, che quando arrivò sul set arrivò fresco di esami del sangue. E voglio dire, a 73 anni vuoi averci qualche valore sballato? Niente da fare, lui aveva tutto a posto. E allora c'era anche sua moglie Liliana che disse: ecco, c'ha gli esami di un giovanotto. E lui, guardando il foglio con tutti gli esami senza asterischi, disse: l'ultima cosa da sveno che mi go. Pensate che una volta e chiudo con questo perché ci sarebbero milioni di cose da dire su Piero, ma anche poco, perché tutti sapevano che era veramente un signore e una grandissima persona, una persona che sapeva sempre fare un passo indietro, nonostante fosse il numero uno, sapeva fare un passo indietro quando doveva mettere in evidenza qualcuno che aveva talento. Lui veniva da me e diceva: guarda quello lì com'è bravo, poi andava da un altro dicendo: guarda che quello lì è bravissimo. Cioè mai una parola malevole nei confronti di qualcuno. Pensate che una volta a un ritrovo di beneficenza in un teatro, una cosa organizzata dove c'eravamo praticamente tutti coloro che cantano in dialetto, un paio d'anni fa, lui arrivò in macchina, il teatro era il Teatro Govi, non c'è un grande possibilità di parcheggio, e lui, dopo aver cercato per un po' posto, andò a casa. Noi tutti avevamo pensato che fosse andato a casa arrabbiato perché non aveva trovato parcheggio, e lui alla fine l'indomani mi disse: me ne sono andato per non disturbare nessuno a farlo uscire a guardare la macchina, perché gli spettacoli non si devono interrompere. Cioè, questo era Piero Parodi, l'altruismo, la generosità in persona, e mancherà moltissimo a tutti noi perché ci ha insegnato tutto. Grazie Massimo, anche per questa sincerità. Professor Bampi, saremo, ma vi ricordiamo che in ta sei anni parliamo tanto ancun di Piero Parodi e di Sena, ma andiamo a vedere questo articolo che fa riferimento a cose, professor Bampi. Proprio a quello che diceva prima Milena Meijin, questo articolo lo avvio da Peo Campodonico, che la conservò perché è del 1967, quando Piero Parodi, lì giovanissimo, quasi irriconoscibile, fa proprio questo cambiamento, passa dai canzoni che Leo dice, cita Picunda Recianin, che comunque poi è diventata un'icona di canzone, però cita questa canzone e dice che bisogna cambiare, e cambia proprio come dice prima Milena. E tra l'altro, questo è interessante, non devi, in tuo primo periodo, nell'ultimo scima, in tuo primo, non devi mai parlare di gatto. Sono tutti, come fava Marzari, tutti sottontesi, tutti rimandi, rime mancate. Mi te lo dico un po' all'antica, che te una bella figura. Ecco, e usava questo. Ed è divertentissimo. Tanto ci divertente che sentì e parlare di gatto di te c'è. E poi che domande veramente difficili, de lingue una all'altra. Quello che le anche citò nell'articolo d'anche c'è primo canale, proprio questo: sha shi e shinua shi andu sha jua sha shi e shinua shishi. Ecco, questo che ma lui, dove aveva la sua abilità, che non l'ho mai sentito in facoci veloce, questo tiri bitaraba. Perché io fava tiri bitaraba a tempo, poi a un certo momento si ferma e io parte va veloce. Io devo dire, hanno fatto tanti anche
cucime de mo aveva fatto ripetere, ma quella velocità finale che faceva lei, secondo me, è unico. Grazie Piero, di tutto quello che ti è fatto e di tutto quello che resta. Dopo la reclama, a musica, una musica dedicata in parte proprio a lui, a Piero Parodi, una trasmissione dedicata a famiglia di Piero Parodi. Reclama e arriviamo. Loris e Manrico Cosso, liguri anche a lei cuscie e mo averto con un ricordo de Parodi, ma stasera insomma due gemelli che arrivano da Pulsevia, da Isuverde, poi da Mignanego, angio un mondo, sono stati per tanti anni a Carlo Felice, angio anche a fianco de Pavarotti e stasera hanno attaccato con questo tocco, che tocco le ai gemelli? Questo tocco in italiano fasto si chiama Frühlingsstimmen, no, in tedesco, ma in lingua senese voce di primavera, ecco, meglio di in senese, perché lo faccio bello. In italiano voce di primavera, ma in lingua senese voce di primavera. Non sei da soli stasera, che sei una soprano, Irene Celle, a presentiamo da chi un po', sei stati protagonisti a San Seprian durante le vacanze di Natale, in concerto che vediamo in queste immagini, in queste fotografie con il nostro regista Andrea Rocchiccioli. Stasera se demuemo e dedichiamo, credo, anche parte di queste canzoni a un grande Parodi. Questo è senz'altro, perché è una personalità senese che merita e che so ricordiamo tutti. Queste sono immagini che sediva insieme proprio a Irene Celle de San Seprian, insieme al comune de Serraricò, e organizzò questa bellissima seianga insieme anche a Danilo Delle Piane, che è il direttore artistico di tutto questo. Una buona seianga dunque a tutti gli altri e subito de corsa e domande di questa seianga insieme al professor Bampi, che abbiamo già visto e sentito. Sono tre domande, c'è una caricatura. Partiamo subito con questa, chi è professor Bampi, qual è? In italiano si dice a dondolo, in senese dica verità non sapeva ben come dirla. Mi fa una proposta, però non la registra. Quindi se qualcuno suggerì qualche nome per la sedia a dondolo,
2600 640 771. La seconda è questa che arriva. Anche chi che ha bisogno di dirla in senese spillo. Sono gli spilli, sì. Come si dice in senese, questa non deve essere così difficile. E a terza è questa, con Andrea Rocchiccioli e Luciano Castagnola. E questo forse un po' di più. Arcolaio, difficile questa. Arcolaio, certo, l'arcolaio in senese ha un nome preciso. Ovviamente i nomi in senese sono sempre differenti dai nomi in italiano. E tu sento 640 771, poi abbiamo anche la caricatura di Sacco, un nostro caricaturista venerdì 6. Questa è quella di Giampaolo che pubblica stasera su sito primocanale.it, perché lì i presenti e caricature tutti i venerdì, e ne parliamo dopo quando parliamo anche di Sena. Questa invece è la caricatura forse un po' più facile stasera di qualcun famoso della genovesità, un po' come Piero Parodi, che vuoi indovinare se vuoi alle 2600 640 771 chi è questo signore. Ma professor Bampi, aspettando i telefoni che sono aperti, a presenta sui due ospiti che fanno riferimento alla prima parte da trasmissione. Sono Margherita Sanguinetti, ciao, buonasera. Ciao. Sta a Sydney, nu a Beghè, e manca San Frutuoso. Ma usenese capisce, mi pare di capire, a non parla, giusto? No. E insieme che è un grande alpinista, esperto du Cai de Bussaneu, Salvatore Gabbe Gargioni. Ciao, buonasera. Oh. E son chi per parlare in grandissimo, che mancò più di 40 anni fa, Franco Piana, che ha te barba, giusto? E ti è stata protagonista di qualcosa di speciale, cose? Sì, allora c'è stata questa opportunità di fare un murales con il comune della Val Bisagno, e che potete vedere in Borgo Incrociati a Brignole, uno dei primi entrando, e racconta la storia di Franco, diciamo delle sue principali spedizioni internazionali, solo Wandoi, Annapurna e poi l'ultima che è stata fatale sull'Everest. Allora, fotografia arriva Owa immediatamente, così mostriamo tutti. Come le mancò appunto Piana a Titi Edito Sceleverest 1980, questi sono riferimenti proprio del sito internet Sherpa Trattin Gate, che ha anche tante iniziative che fanno riferimento a Gargioni, ma perché Owa o murales? Ma allora, diciamo che è stata un'opportunità, perché sono rimasta bloccata a Genova e quindi ho sempre voluto fare qualcosa sul territorio dedicato a Franco, e anche perché c'è stata questa, diciamo, ricorrenza di 40 anni dalla sua scomparsa sull'Everest. E Gabber, tu sai la storia molto bene, ma diciamo erano pochi centinaia di metri dalla vetta ed è rimasto travolto da una valanga e non hanno mai trovato il corpo. Queste sono appunto per i nostri telespettatori e immagini murales di questi giorni, nuovi che tutti gli altri puoi, se vuoi, vede, e prima hai visto anche insieme a Gargioni fotografie di Piana. Ma chi è Piana, Gargioni? La storia degli alpinisti di Sena seguivo le più brave, assolutamente. E live anche una personalità sfaccettata. Ho nascuto in campagna, ho vissuto in orti di suo papà. E poi ho cominciato ad andare in giro per boschi, eccetera, e poi arrivò a Ucai, qui in corso di alpinismo di Alua, ed è lì, se lo ricordiamo perché arrivò lì, e ho cominciato a fare quelle cose, qui una facilità, qui una semplicità che non ha impressionato. Ed effetti, dopo ho dimostrato tutto quello che o poteva fare. E poi l'ha perso a vita Sceleverest, come sediva. Da chi un po' cerchiamo proprio di entrare nel dettaglio di questi murales, ma subito che una telefonata da parte vostra, e tu sento 640 771, chi lei in linea Cugnatri? Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. A lei e a Subata. Sì, Subambi. Prego. Allora, lei è una persona che senese su Govi riguarda caricatura, giusto?
sì, Ule Govi. Govi per la caricatura. Andiamo a vedere la caricatura, così se capimo, con la caricatura firmata Davide Sacco che arriva. Secondo Vuscià, questo Ule Govi. Riguardo le domande del professor Bampi, invece? Niente, va bene, arriviamo dopo, sedia a dondolo e ripetiamo così chi sta a sentire o sa, spillo a seconda e a terza le questa calariva, arcolaio, benissimo. Prima di ritornare a parlare dei murales che sono veramente meritevoli di Anna Avede, Cai Gemelli, dopo la reclama si riparte con Viatri, con Irene e cosa sai al prossimo tocco? Il prossimo tocco sarebbe il valzer di Musetta dalla Bohème di Giacomo Puccini. So che sei anche impegnato in progetto, in te in minuto, cosa è questo progetto? Allora, questo progetto è, l'evento si chiama Viaggio da Genova a Palermo, sì. La musica unisce i popoli, è stato patrocinato dalla Settimana delle Culture, col nome di Benedetto Viola, presidente, per cui il 7 di maggio noi saremo a Palermo. Dove ci sarà anche un coro polifonico, ci sarà una mostra di quadri di Grazia D'Angiolo e anche un'esibizione di ballerini che soprattutto una coreografia sulla nostra versione di Libertà. Ben, è tempo da chi ho 7 maggio, ma ne fa piacere di Lufindova e hai fatto tantissime cose in ta vostra carriera, ricordo più bello credo quello insieme a Pavarotti. Ecco, quello tra l'altro è stato un ricordo più bello perché è la prima volta che niente intero la nava in Cina con Pavarotti. E quello eravamo seguiti da tutto il mondo perché è la prima volta. E proprio questo tocco che cantiamo ova, che sonemo, cioè che cantali a lei, che sonemo, Valse de Musetta, mi ricorda proprio che la prima volta che le usano, nel 1986, durante la tournée in Cina con Pavarotti e a Siena. Sacei che abbiamo parlato di un grandissimo, come Piero Parodi, ne parliamo ancora stasera, ma che è anche una promessa fantastica, che è realtà, oltre che promessa, Irene Celle, a Supranche, a Contià, proprio insieme ai due gemelli, imperdibile. Se riparte da lì, dopo reclam, in minuti, arriviamo. Thank you.
Irene Celle, complimenti, e complimenti ai gemelli Cosso, Loris e Manrico, complimenti. Ormai hanno le solo una promessa, una certezza da Liguria e dell'Italia. Irene, qual è il tuo sogno? Sicuramente il mio sogno è di lavorare nella musica, nel teatro, come cantante lirica e di far conoscere l'opera lirica a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani della mia età, più giovani, e quindi far rivivere la passione per questo genere che secondo me è più che mai attuale. Straordinaria l'esibizione di stasera, quella che sentiamo, quella che abbiamo sentito anche a San Ciprián, grazie al comune di Serraricò, al castello di San Ciprián. Siamo in diretta a ricordare Piero Parodi, a ricordare anche un grandissimo alpinista insieme al professor Bampi, con le domande che ho fatto, e tu sento 640-771, ma ritorniamo a parlare di quello murale straordinario. Dove vedilo, Margherita? È in Borgo Incrociati, quindi dal tunnel di Brignole che poi va, diciamo, verso Marassi, e insomma è uno dei primi, e ne vedrete tanti altri perché è un'iniziativa che è partita col comune della Val Bisagno di ridipingere tutto il tunnel. Perché proprio lì? Perché c'erano tanto tempo fa tanti, diciamo, tanti murali, tante opere anche belle, poi non si sa come mai hanno deciso di ridipingerlo tutto di bianco con diciamo, tutti gli abitanti che erano comunque rimasti delusi perché erano, piaceva queste opere, quindi hanno deciso di far ripartire, rilanciare gli artisti di graffiti, e quindi insomma... ne vedrete tanti altri di... In grazie speciale anche a Federica Campora che ha messo insieme tutte queste fotografie che aveva mandato Margherita, ma soprattutto a Nello Avede questo murales perché lo merita. Quante ti hai messo, ti hai detto? Una settimana buona. Insomma, complimenti, e complimenti anche a Gabi Gargioni, collega, un grandissimo amico di Piana. Seguiamente per gli altri alpinisti, per gli altri soci Ducai, questo momento è altrettanto difficile. Venerdì passò a poche ore da notizia da peste suina e du blocco di boschi, e mi parlò in gran parte di questo casino, non si può definire diversamente, e mi ho fatto altrettanto in italiano mercoledì sera. Ma per gli altri cosa significa? Per rifugi come quello dell'Anto e tanti altri che sono in Liguria. Dunque, Ucai ormai le costituisce per l'80% da escursionisti, e poi che in 20% di gente che sanno la rampega a me. e quindi è un danno personale quello che non puoi andare in giro, che è poco da fare, che è un sacco di gente, con figli o anche un po' più anziani, eccetera, che fanno tantissime gite, e anche in quegli anelli, in quei percorsi che sono stati preparati. Ma soprattutto perché è in danno sociale, perché Ucai, Uga sempre avuto, ma ancora più tanto, da parte della regione e dei comuni, l'impegno di pulire e riordinare costantemente i sentieri. E questo è un danno enorme per tutti, non solamente per quelli che devono usufruire. C'è una telefonata in linea, vediamo chi è, se è un uomo o una donna. Buonasera. Sono un uomo, ciao Gilberto, sul Sari. Ciao Sari, allora dimmi tu. Buongiorno, ciao, ti saluto io. Allora, saluto a tutti prima di tutto. Sì. Ciao Sari. Prego. Sedia a dondolo. Sì. Carega du basigo o bansigo. Va bene, proemo. Poi vediamo il professor. Spillo. L'arcolaio puntaier. Allora, l'arcolaio gindun. E invece a caricatura del sacco? Me pagovi. Te pagovi. Un po' più semplice questa settimana, vediamo se usai veramente le. Federica Campora alla nascosto, ma non troppo. Grazie Sari, se sentiamo da chi ha un po' per la soluzione del professor Bampi. Ritorniamo da Margherita, che sta a Sydney, a Vegne, a Liguria, anche appositamente impegnata. Quando ti riparti? Covid permettendo? Domenica. Abbiamo già avuto due ritardi, quindi si spera che questa volta sia quella buona. Con che strada? E allora sarà Milano, Dubai, e poi Dubai, Brisbane, Sydney. Quanti che metti? Più di 24 ore.
E quante cosa ti fai a Sydney? Sono un artista, pittura d'olio, realismo e insomma, e poi anche un lavoro, diciamo, nel marketing digitale, quindi doppia carriera. E Gabbè, credo che per una figetta o della casegge a Nessa, un amico di tutti i viatri, come Piana, che sta a Sydney, che lascia chi tanto che a parte di murale e Scibelli, credo che sia simbolicamente forte un po' per tutto Cai Desena, no? Sì, veramente è stata una cosa bellissima, anche improvvisa, che non se l'aspettavamo. E anche se siamo visti in diversi, quelli pochi, perché purtroppo da nostra età viene sempre di meno, però è passata una bellissima giornata proprio grazie a lei e grazie al suo amore per questo suo zio che non ha conosciuto, ma che però evidentemente stavo parlando italiano, ugare stonto qui. Segui io. E gnatri, in questa seconda parte della trasmissione parliamo ancora di sport, ma parliamo di Sena e cerchiamo di fare questo parallelo tra un momento così difficile anche a livello sociologico e non solo sportivo di Sena e a Pasciunga di Piero Parodi. Ma l'ultima parola prima di salutare segge Gabbe Gargioni, segge Margherita, anche queste fotografie che fanno riferimento a un murales, l'oggetto di questo murales. Cosa è Margherita? Diciamo la sua storia parte con degli articoli sulla sua vita da sindacalista e poi va nelle diciamo, tre spedizioni principali, quindi queste sono diapositive che ha fotografato durante le spedizioni e durante una serata in famiglia guardavamo queste diapositive e sono rimasta insomma impressionata dalla bellezza dei colori, della natura, ho detto devo fare qualcosa usando questo come soggetto principale. Sono passati più di 40 anni da sua presenza, ma a Busaneu, a Sena, in Liguria, nessuno l'ha scordato di questo ambiente, dell'ambiente dell'alpinismo. Buon rientro a lui, in quella di Sydney. Dimmi. Bisogna ricordare che o Franco o lei ha un compagno di travaggio di Guido Rossa. Sì. Ha un travaggio al mesimo banco. E anche ha un travaggio con la mesima testa e con le mesime idee che ha un porto avanti e o Rossa o è morto un anno prima di lei. Hai fatto benissimo a fare questo ricordo e audela di cinghiali, audela di maiali, audela di lockdown di boschi, ti vai a camminare fino alla Liguria domenica? No, gomade gambe. Anche gli alpinisti gomade gambe. Sì, ma ho 85 anni, non riesco per non permetterlo. Tutto concesso. Gabbe, grazie. Grazie ovviamente anche a Margherita. Cai musicisti, a lui dopo la reclame cosa si fa? Lasciamo presentare a lei, che forse Irene, però la dopo la reclame e prima di parlare di Sena. Canteremo e suoneremo un'aria molto famosa dalla Traviata di Giuseppe Verdi, un pezzo dell'aria. Che è l'opera con la quale lei ha esordito e inaugurato la stagione al Teatro Verdi di Pisa, sì. Facendo interpretando il personaggio, la Violetta. Beh, mi succede una succede, vi altri tre, chi è che ha lo spettacolo, è veramente un'emozione, stava a sentire. Allora, dopo la reclama ripartiamo dagli altri e poi sentiamo anche un nostro collega Giovanni Porcella, sentiamo di amici che sono genuani e Sena parlano da mattina a sera, ma parliamo ovviamente anche delle vostre voci per rispondere alle domande del professor Bampi e di Piero Parodi. Grazie Margherita, grazie Gabbe, arriviamo. Dove scorre il viver mio, nei sentieri interni.
Tre in feu a classe straordinari, Irene Celle, i gemelli Cosso, professor Bampi, una seianga speciale, una dedica speciale a Piero Parodi con una figetta come si deve. Sì, sì, ma davvero, spettacolare. Bravi, bravi, complimenti. Tra l'altro, sono nonna Alia De Isu Verde. Alia De Isu, anche lei, eh? Franco. Ah, una donna De Isu Verde, esattamente come un di nuovi ospiti, professor Bampi. O ritorna a Liguria anche dopo tanto tempo, e gli altri siamo contenti, un di ci stilusi da Valpulsevia. Franco Lanza, ciao, buonasera. Ciao, che Alberto. Gente che è gay a Isu Verde, complimenti. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E con lei, con Franco Lanza, che è anche Carlo Mellino, con l'arriva invece da Savignun, da Valle Scrivia. Ciao Carlo, una buona seianga. Carlo Mellino, allenatore anche dei giovanili, che abbiamo scritto Carlo Mellino, allenatore, sutta. Invece dall'altra parte che abbiamo scritto Franco Lanza, mister, perché lo conosciamo tutti come mister. Alla bella seianga, ho già visto. Già comincia bene, comincia. Dito questo, professor Bampi, quando abbiamo pensato a questa trasmissione, pensavamo ovviamente a musica di straordinaria qualità con i gemelli Cosso e con Irene Celle. Pensavamo a dare un spazio che meritava a Ucai e poi pensavamo a una seconda parte Liga Ausena, non tanto come aspetto negativo a livello sportivo, ne parlano i colleghi a Usogia 6 e a Domenica 6 aspettando i nuovi risultati, ma come aspetto sociologico dei mille allenatori che non vogliono venire, genuani che non sanno più dove cacciare la testa. E beh, Franco Lanza e Carlo Mellino sono due genuani dentro che diano un po' a sé sta seia e che abbiamo anche di altri collegamenti. Poi cosa è successo? È successo che abbiamo perso Piero durante questo dopo pranzo e Piero è un grandissimo genuano, no? Assolutamente. Andiamo a sentire una canzone che fa riferimento a storia di Piero e d'Usena, ma voleva fatto sciala dito anche un altro tocco. Rousse bleu, guai chi tocca i colori du cœur, rousse bleu, rousse bleu, rousse bleu. Che se non c'è che ne fa di tutte il tema da canzone, non è quello lì. Però va tutto bene, basta non toccare i colori du cœur. E niente, invece andiamo a sentire tutti insieme due minuti di Zena a me vita con e parole, un testo ispirò a Frank Sinatra. Due minuti e poi ritorniamo insieme a parlare di Zena e a parlare di Piero. Via! Me puè, o me bacan. Come teniva stretto per man al campo quei vugi roche speranze tante palanche poche papà ori è gelato poi te l'accato se segna occupato uscì a lei incomincia questa me vita se puè o me messiao o lei ha scritto in sciolinaio la storia pinga fatia a Bologna e bombe quello frevà un atto juve mandata da uscì a lei passa quella sera. E poi va avanti, perché lascia YouTube, perché è una cosa fantastica, in ta memoria di Piero Parodi, in ta memoria da genuanità. A domanda alle secca, ricordando Piero, ma o se salva questo Zeno oppure no? E su se salva, Mellino e Lanza, che fioretto fai io? Ne a guardia a pe? Franco. Allora, se salviamo che da un po' di numeri, anche se non ho fatto, sono bravo da matematica, ma non ho 20 anni. 15-20% o massimo, secondo, perché siamo staccatissimi e compagnia cantando. Per rispondere a tua domanda, non vuoi venire a te, fanno delle cose che secondo me non siamo. Siamo in Italia, tedeschi, ci ganhi di ne,
ma devo dire quei denari non è che ti avevi o traguardo. Morale da fuori. Quello che posso mettere lo posso usare. Fa nel traguardo o a 6 o 13 candele. E desa a quello da vittoria per calancio più cinga, perciò 20%. Carlo Mellino invece a vittoria allora, che l'ha dato partendo da Savignon. Go a vittoria, che monte maggio, che non tanti monti da naghe. E quale fioretto ti fa? Da qualche parte bisogna che vaga, perché avevo due, avevo due. Quante percentuali? Franco dice 20%, non decù. Ma mia, è un peggio anche l'allenatore nuovo, Blessing, no? Che mi sono un po' documentato per venire chi ne fa anche brutta figura. E visto che la traduzione in inglese, e tra l'altro prima passava delle immagini dell'Eurogeno 91 in tutti i foresti, e se siamo dei muè quegli anni lì, quindi mi spero di portare questo entusiasmo anche a tutti i fuenti. E questo cognome, Blessing, vuol dire benedizione, tu sapevi? Lo sapevo, ma... Allora, Gemo che presidente capirò, cardiologo, Gemo chi ne benedisce, mi penso anche un 30%, che poi mi fa. Mi spero che, non so, di talenti musicali come i Cosso e come Irene, i Desbelina in poi, non so... Eccoci, questo allenatore che ho fatto pressing contro pressing, che poi in senese le desbelinite. Cioè, bisogna che ti curi, sennò chi ne sentiamo un po' chi ne sa più di tutti gli altri con le lie e a sperare che qualche salvezza possa arrivare prontissimo. Giovanni Safide Mattie, Giovanni Porcella, quante speranze Gede salvasse? 20% diciamo i nostri amici, ti è d'accordo? Sono d'accordo, sì, tanto buonasera a tutti, naturalmente. 15%, sì. Non decido. Mister Lanza ha ragione. Oggi tutti insieme in redazione ricordavamo Piero, abbiamo sentito una canzone che ricorda Frank Sinatra, che voleva altro per gli americani che Frank Sinatra, anche sulle un grandissimo genuano. Giovanni? Beh, sicuramente adesso, insomma, al di là delle battute, è un momento difficile per il Genoa, sicuramente è stato un travaglio, il cambio di società, non è facile quando si fanno dei traslochi che poi vada tutto a puntino, chiaro. Qualche errore è stato commesso, l'errore di Shevchenko, sicuramente tante problematiche, c'è un mercato da fare in fretta, purtroppo tanta fretta non c'è stata, Genova non ha più tanto tempo da perdere, vi ho detto 20% perché ormai il margine di errore è al limite, domani c'è una partita chiave, se Genova non batte l'Udinese è chiaro che si complica tutto maledettamente, Blessing, questo nuovo allenatore che porta un po' di benedizione perché si chiama Cusci, e quindi insomma speriamo che ci sia anche un po' di fortuna che è un po' mancata, però insomma è dura, è durissima, e io spero che la squadra ci metta l'anima, cosa che non ho visto fare fino adesso. C'era anche uno striscione stasera proprio al Ferrari, se ricordando un altro grande genuano che non c'è più, del professor Scoglio, che riportava questa frase: chi non ha voglia, chi non ci crede, lasci la borsa, le scarpe, se ne vada. Oggi c'era questo striscione fuori dal Ferrari, anche i giocatori insomma gli battono un po' il tempo, ed è giusto che sia così. Seguio, beh, insomma, gli altri abbiamo deciso di parlare di Zena stasera perché al di là dell'aspetto agonistico, tecnico, c'è cui ve concentrare tutti i suoi seia e anche a domenica o quando è partito, ulè Giovanni, e con questo se saluiamo, un aspetto anche sociale, perché insomma se ne parla in Tibar, se ne parla in Tipagi del nostro entroterra, tutti parlano del fenomeno Zena e di cosa è successo in questi 6 mesi, quanti allenatori su un passè, gli allenatori che non sono usciti venì, e ovviamente ci si va avanti e ci appuia da nasu a ghe. Roba da Zena. Hai fatto bene, Gilberto, a ricordare anche nelle vallate, perché sono tanti bellissimi club, tantissime grandissime realtà, Valle Scrivia, Valle Stura, insomma nelle nostre vallate meravigliose della Liguria, anche in altre province, sono tantissimi club genoani che soffrono, a volte sono un po' distanti da Genova, non riescono ad avere grandi contatti, faticano anche a venire allo stadio in questi momenti, quindi sicuramente un pensiero va anche a loro, la genuinità non si perde e non si deve perdere anche in quelle località straordinarie. Sì, Genoa paga tantissimi allenatori a casa, c'è ancora Maran, c'è Ballardini che sono 1.200.000 euro, lo staff di Shevchenko che da solo porta via 800.000, è stato fatto un contratto adesso a Blessing fino al 2024, poteva arrivare Gattuso, Zangrillo l'aveva convinto, ma Sporse, il tedesco, il general manager, ha deciso di puntare invece sul suo connazionale che arriva dallo Spezia. Quindi vedremo, io ne ho viste tante, ho visto criticare Gasperini appena arrivato a Genova dicendo che era un presuntuoso, non sarebbe mai arrivato a mangiare il panettone, poi abbiamo visto cosa ha fatto. Insomma, nel calcio contano i risultati e conta vedere cosa succede nella realtà. Quindi togliamoci dei pregiudizi positivi e negativi
guardiamo la realtà, tiriamo avanti, stiamo vicino a questo Genoa che ha delle difficoltà enormi, anche per te è un grande, come hai detto te, un grande fenomeno sociale, è la città di Genoa in generale, perché la Sampdoria ha richiamato un allenatore, insomma i problemi ci sono, però il Genoa insomma rimbalza sempre qualche volta, tocca il fondo ma poi rimbalza. Speriamo che succeda anche stavolta così. Ciao Giovanni, grazie. Strenzemo i denti e incrociamo i dì. Nughe altro da dì, professor Bampi. Ma mica, solo una domanda da capire. Ma a proprietà, a Ganteresse a rilanciare Zeno o no? Perché se hanno Ganteresse, sono messe dite, poi mi contassero quante poi. Se a Ganteresse dobbia investire di ne, perché bisogna fare la squadra. Sì, ma... Sbaglio, non so, perché mi nome poi... Ma lei non serve più da persona intelligente e razionale come il professor Bampi. Che da di che questi chi hanno offrito le palanche. Come stanno spendendo queste palanche di Gualanza e Mellino... non so. Mi te rispondo malissimo, è presuntuoso. Ti dici? Ha ragione Giovanni. Inti mestè, qualunque mestè o vostro, no, che aveva almeno una certa parvenza, una certa capacità. L'ho detto prima. Hanno speso tanti di ne, e Giovanni lo sa se, hanno speso 1.100.000 per liberare questo allenatore, con l'allenatore sempre i figli, e una squadretta che non la conosceva manco. Se ti assumi tutti i negatusi che veniva a volo quando mandò via Ballardini. Perciò ti galei di ne, ma attenzione come ti spendi a palanche. Per cosa, posso fare un discorso su Sandor, che se no è o Sandor l'aveva pigiato e preso quelli da Balloon. O Zena no, anche lo, non conosce manco Giovanni con lo svizzero, perché non conosceva nessuno. Chi lo sapeva con lo svizzero? Prima l'ha fatto te, la data là, O te sì. Le pigiate fanno i conti con l'affetto. Mezzo campionato, ma attenzione, non so se conosce il campionato da Svizzera o nostro. Nostro non sei un più bello, ma sicuramente lo più difficile. Tutto c'è, professor Bampi? Capivo, allora? Sì, no, capivo. La risposta. Non c'è niente da fare, che ho 20%. No, tutto c'è. 20%. Vorrei sbagliarmi, bravo. Vorrei sbagliarmi, però vale dura. Peggio non è, dopo 17 veniamo 16, veniamo 15, l'ha detto bene. Il tempo è pochissimo. Bene, e vediamo cosa succederà in te prossime ore. Che mandiamo Irene, che mandiamo Manrico e Loris a desvelinali. Sì. Dopo a reclame si riparte come? Una canzone. Non una ti canzone scordare di me. Nata nel 1935 e lanciata da Beniamino Gigli. Non ti scordare di me. Ah, non ti scordare di me. Non se scordiamo di Osena, ma soprattutto sentiamo altri genuani, ma prima non cangia il canale, se vuoi che hai anche un tempo per rispondere al professor Bampi, e tu sento 647-71, arriviamo dopo la reclam, Steli.
Irene Celle, Loris, Manrico Cosso, complimenti straordinari. E poi a fine questa seianga in masse che penso, fetto come cai figeu? È una versione riveduta e corrotta. Più corrotta che riveduta. È la nostra versione di Masse che penso e la dedichiamo interamente al nostro caro amico Piero Parola. La dedichiamo sicuramente a Piero. Piero e Ausena Cuprova a salvarsi, anche in memoria di Piero. Quante ue de studio gay, Irene, dere a quello che abbiamo sentito e che sentiamo? Allora, tante. Nel senso che io ho iniziato a studiare a 15 anni con un insegnante di Genova, che è Marika Guanni, che è bravissima. Per me è come una seconda madre, oltre che un insegnante, e mi ha insegnato tutto quello che so. E ho iniziato a studiare a 15 anni, quindi sono 12 anni che studio canto, e le ore giornaliere di studio sono parecchie, perché bisogna innanzitutto tenere la voce calda tutti i giorni, scaldare e fare i vocalizzi, per tenerla sempre elastica. E poi c'è lo studio dello spartito, che è abbastanza impegnativo, della musica, delle parole, dell'interpretazione. È una... Complimenti. Loris e Manrico, e Gio Mundo, sei stati a Carlo Felice per un sacco d'anni, sei stati vicino a Pavarotti, d'onda più arriva Irene? Ah, Irene, secondo me può arrivare a più arrivare molto erto, sicuramente, perché lo merita. Sì. Le seguo. Abbiamo cominciato un po' prima di lei, ma poi... anche in anni, ma un po' dopo. Adesso più che altro volevo dire che il lavoro è un lavoro impegnativo, perché fare degli arrangiamenti per due soli strumenti con una voce, invece al posto dell'orchestra, è molto vuol dire difficile. Avere un'orchestra e ridurla a due strumenti e fare un lavoro con tutte le mancanze. È un anno e mezzo che stiamo lavorando a questi arrangiamenti, che sembrano, sì, per farli rendere... Sì. Ecco. Questo è, diciamo, un nostro progetto un po' ardito e sicuramente molto innovativo, e devo ringraziare loro, perché loro prendono tutta la partitura dell'orchestra e praticamente la condensano, la smontano e la ricreano, esatto, per due strumenti soli. Il nostro progetto è quello di fare... È molto difficile. E mi raccomando, non perdei un Masse che penso che sarei a questa trasmissione. In questa seconda parte della trasmissione parliamo del psicodramma d'Usena con due amici, Franco Lanza e Carlo Mellino, ma con un altro amico che fa un magelade profession. Abbiamo visto delle immagini che favano riferimento agli anni 90 a Scuravi, a Aguilera. Pensai che questo magelade De Burgo Furnari, dunque De Runco Scrivia, se fermò a quegli anni lì, almeno qua mail, a sua mail fa Pato Gol 91, una cosa del genere, ricordando proprio Aguilera. Quante possibilità di salvasse, Cao Molinari? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ma non so, 20% per essere, però ne me fa guai qui a una Serie B, perché ne mi affette tante. Già stema anche io, Serie B. L'osso avanti. Già stema anche io. Dice anche che ti cacci l'osso in avanti. Che se se va in B, poi non se viene ciusciù con quella cayena lì che è. Ma a me mi faccio pure un menaggio, perché un giorno dopo che andiamo su, approccio show del Sardegna, che l'arrivo da tutte le parti da valle e arriva a menaggio. Già dopo il derby, che aveva gente che la pigiò. A macchina per venire, non per cattà, solo per venire a menà, quindi se invece mandasse. Però ti dico a me, boh, non so, confronta con me prima, sono ottimista. Però Franco, Carlo, questi americani, sono arrivati gli americani, allora, come dire, speranza. Dijan, non c'è problema, se si va giù poi si ritorna su, un progetto a lunga scadenza non ne fa più a niente. Cosa ti dici, Franco? Sono d'accordo. Non sono d'accordo perché ho sentito l'altra sera i vostri colleghi, non mi spiego il nome, non voglio dirlo, l'ha detto che a 20 squadre è molto più facile salvarsi che due squadre in B a venire in B direttamente. Molto più facile salvarsi se ti viene bene, viene due solo. Un monzo l'ha speso di capitali. E fino a non avevo scelto. Musa, voglio dire, Berlusconi, Gagliani. Carlo, ai sueni ti insegni ai sueni, ti fai scuola a calcio, ti chiedi tifosi anche in famiglia, Nevi, Nesse, via Cuscia. Cosa ti dici ai fuenti? Ai fuenti, ogni tanto che parlo anche zenese, se fai modo io, anzi. Anzi, profitto per San Italia, leva 2008 do Baiardo,
Vrai figli, si impegnano e curano, perché chi se ne si cura, abbia pazienza, ma si arriva da poco. Questo che un nuovo allenatore che benedisce tutti con dei numeri, dice che non si deve dormire. Esatto. O ha questa mania qui. Dice che non si deve dormire, dice che in 5 secondi bisogna pigiare il pallone, in 8 secondi bisogna andare a fare gol. Oh, ma mi dico, sai anche via, perché in sciacca carta se mettiamo un tiro fermo. Ma poi il problema è avere questi guai, perché... Ti mi insegni che per fare minestra. Cavolo, ma madonna non che ne mo manco. Esatto. Gente che cure, speriamo che epigemo, dei pigiali e poi mi. Manca una settimana a fin del mercato, mister. No, non te chiamo diversamente, mister te chiamo tutti, a iso verde in intorno. Ho 31 finestre, Gilberto. Cosa manca? Qual è l'emergenza più forte? A me, non che lo faccia per avere tenta stacca. Sì, ma manca in centravanti, manca cose. In centrale sicuro, fisso. Mi aveva anche di avere, ma non si è d'accordo, ma c'è là, in su nostro potere. Ma però, o se la fe. In centrale seguivo e uno da fianco a destra. E poi fanno il posto che Vella e l'altro garçonetto che sono più forti. Storava, mi dispiace dire, le genesi e tutto, ma l'ha vinto l'anima. Ho capito. Ne faccio, ne faccio. De Sanremo, ma c'è là, appunto, cosa dice Molinari? Sì, anche per me, due centrocampisti seguo. E comunque, se salviamo un taggio Uccioling, che chi usci almeno, faccio un fioretto anche me. Allora, mi pare di capire che o Franco va a guardia, Molinari o se taggia Uccifu e Carlo? I capelli ne posso taggiarmi. No, comunque, quando sono stato due anni a allenare Runcu, siamo fatto ben che aveva delle punte buone e da gente che dava di baluin. De Mesale che si inseriva e sì, che cambia. Però mi pare che se c'è di problemi anche qua a Nazionale a trovare una punta come si deve, perché Immobile è Usegna, ma poi quando vai in Nazionale allora, figurati in Tusena. Se questi l'arriva, i grandi franchi ti porti attaccati in punta, poi... Cavolo, il problema è che a questi tempi chi è qua chiusura così, dimmi un po' il nome di una punta buona. Che ne è in giro punta buona. E poi secondo te, o viene in Tusena, un figlio di 26-27 anni con la lanciò per la carriera, che 99-100, facciamo il 20% che mi salvesse. Però, scusa, Irene stasera le venue a Liguria anche. Irene stasera le venue a Liguria anche. Qualche due può venire anche in Tusena, no? Magari. Dito questo, caro professor Bampi, cosa si fa? Non so, lì il discorso è quello di prospettiva, perché poi è quella lì che ti devi vedere. Perché se decidono di potenziare la squadra oppure no, tutto lì poi funziona. Perché intanto che sono i colori della squadra, perché ormai sono tutti foresti. Quindi non esiste. Non si parla senese, manco italiano ormai. Non si parla mai niente. Stani lì, cao Macelac, arriviamo, andiamo in reclam a spedia e sul fin del professor Bampi c'è tre domande, poi anche un Zene, poi in masse che penso, straordinario, con Loris, Manrico e Irene. Arriviamo. La trasmissione cuscista sei in tuo ricordo di Piero Parodi, poi l'alpinismo Ducai e poi Usena, ma anche sullo swing, professor Bampi. Subito con la prima risposta, lei ha questa chie e a lui vediamo, me levo, così la vedo anche da casa. Mio dito, carrega da ban si gase, usare la dito, carrega da ban sigo. Sì. Cioè, ciò meno. Il fatto che Bansigo non è il dondolo, il Bansigo è più l'altalena, invece Bansigase è di dondolarsi. Ecco, era questo qua un po'. La seconda, quella, punta io, i spilli si chiamano. Siamo gli che mi pigiò spillo, che ho dimo anche in senese, ma un nome giusto le punta io. E l'ultimo, che è l'arcolaio, questo qui si chiama Guindo. Il plurale Guindai. Invece, Guindai. Per quello che riguarda caricatura de sacco, come hai detto, come l'ha detto Sari, anche l'altro signoro, è Gilberto Govi, e in questa sei anni femo rivede a caricatura sportiva che tutti i venerdì sacco fa sul sito primocanale.it, alle a caricatura di Marco Giampaolo, ogni venerdì fa la caricatura più importante da settimana, a notizia che fa riferimento alle ultime UE, un ritorno all'allenatura da Sandoia, giusto per fare il minimo de par condici in questa sei anni, sulla veste di fa Carlo, tutti gli allenatori di Usena, non che stava... ne bastava lo schermo, ne bastava la terrazza veramente. Ma... Bravo. E allora, cosa che da di prima di salutare Stefano Molinari, Magela de Borgo Furnari? Tanto per dire tutti i seguenti che cattemo ora,
mi veniva in mente un bacilla, ti ricordi un Giorgino con buon'anima che a 90 passani veniva con in gradinata e udiva se passava sempre i primi tempi quando erano preziosi e udiva chi è Macattò e ultimamente mi diva quanti ne Macattò cattevo Massi, cattevo Isiguei e stiamo facendo una cosa con gli allenatori. Comunque, ma quei tempi bene, là da te mail che ti devi anche un uovo a Pato Gol 91 ritorniamo o no? Speriamo, anche de ciò, dai, sono fiducioso, genuano anomalo, dimmi così, comunque... Non tiene quelli, ti è genuano e ti è anche guagnà, via. No, vabbè, mi ho perso finora, speriamo di guagnare qualcosa da qui in avanti. Grazie Stefano, vi ricordo ciao, che Stefano l'ha vinto anche in premio importante, mi fa piacere menzionarlo, di Luti Stefano che premio qualche settimana fa. È il quarto classificò a Fiera de Grasso a Carù e... Una bella soddisfazione. E ti, quanto ti preoccupò invece da Magelà con questa belinda peste suina? È un bello problema perché già per quanto riguarda la vendita di maiali, della carne di maiale, diminuiva notevolmente questa settimana. E poi vediamo, io non so come sei qui tra Covid, peste suine, dagnati anche a Franga che hanno interrotto a strada Runco a Uburgo di te che siamo te, una situazione piuttosto complicata. Franga, ne Covid per salutare gli amici del Genoa Club di Runco che sono sempre attivi, il presidente Martini con le sempre attivi. Va bene Stefano, grazie diva tra Frana, Maiali, Covid e Sena un momento qual è. Grazie Stefano, in saluto e a lui a Beatri Dui cosa di domani come va a passare? La mia partita o fai finta di niente? Siamo finiti. Non mi mica poi, eh? È che non può andare a giocare perché gli altri a quega levo, eh? Esatto, andiamo là. Stiamo a domandare il risultato perché io insomma non te lo dico. Senti, ma ti è una persona estremamente elegante, ti ha fatto parlare tutta Valpulsevia per la tua eleganza di questo chi dice non bisogna dormire, i suoi non devono dormire, cosa ne pensi? D'accordo. A volte l'ho detto prima, come l'ho detto a Carlo, da Dieva Favici di Mesolmare, perché con grande Bosco Dieva. Grandi allenatori sei grandi giocatori. Giocatori normali vedono sentieri, fuori classe e autostrade. E sto chi benedisce cosa vede? Ma a storia però è come se vedessero Carlo come di San Leto, se è giovanile, lo aspetto per o lo aspetto sempre un secondo. Da forse, è per quello, la squadra come si chiama con la Icugà? Ecco, l'anno prossimo è l'ultimo, lo aspetto quinto. Quest'anno è penultimo. Ma che hanno venduto tutti i suoi. Ho capito, perciò è difficile. Se ti fai un secondo, ti guadagni meno, ma le responsabilità minime. E quello te la vedo, l'allenatore, prima l'allenatore. E chi mette la faccia? Dunque non ti è ottimista per... No, mi ho detto 20 e ti Reale, mi spero e sono quasi convinto che se salvemo ma da tifoso, realmente ti devo dire 20% e non sono stato poco. E come dicevo Giovanni, se è stata domani, se è stata la finita? No, facendo due conti di matematica, che l'italiano sono scarso, ma di matematica vago un po' meglio. Se ti guadagni 6 o 7 partite da chi a fine dell'anno, ebbene, è vinto una, per Ova. E vabbè, ma Ova è cambiato tutto. Carlo, 6 o 7 partite sono 18 o 20 in punti. Esatto, lo so. E 2 fa 39, te lo dico che siamo a posto. Mesgio resciuase con questa gente qui, è Franco. Grazie, Carlo. Grazie a prima di ascoltarmi, se no poi ne posso andare a cargo, da salutare i figli di me, Fre, Andrea, Anna, Greta, Elena, mi raccomando, ciao. Vuoi in tea. E anche Titi che hai i suoi in casa, no? Un evento di un secolo è fino a mezzo secolo e poi voleva salutare Mariuccia per le due ore che non ha vedi questa comate. Straordinario, Franco. Figlio, cosa vediamo? Grazie de que e complimenti. Salutiamo anche i nostri, se possiamo. Dai, ecco. Daghe. Valentina, Leonora, Elisabetta. Mia moglie Antonella. Benissimo. E ti, chi ti vuole, Irene? Beh, i miei genitori. Sì. Dito questo, che massa che penso è, cari figlio? Ma è una versione appunto di la musica di Attilio Margutti e le parole sono di Mario Cappello. Cappello, esatto. Il famoso circolo Mario Cappello. E, è una versione che abbiamo arrangiato per canto con accompagnamento nostro. Così. Certo, adesso col problema del Genoa così,
se uno dice ma sai che penso a Serie B, mi sento male, è il caso di dire, ma noi la facciamo in verse positiva. Però poi, ma sai che penso, ma poi è sempre turno. Esatto. Dai. Vero. Loris Manrico Cosso con Irene Celle, saremo cuscì questa nostra Seiyang, complimenti veramente professor Ban, pignate se vedremo venerdì prossimo. Venerdì che viene. Una dedica speciale anche una volta a Piero Parodi. Grazie veramente, musica, ma sai che penso. Eu te...
sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria. On demand.